Sono partiti. Molto veloce traduzione dall'interno, va ad assumere l'iniziativa nei confronti di Kaffedan e Dari Rud. Quarta contatto si mantiene la Felicina Speed nei confronti di Super Nonni, Saiburvaris, Kayapa Fan e Voile d'Argent. Si va al completamento della prima curva con lo schema che di fatto rimane invariato. Traduzione, pur tirando molto, si mantiene all'evidenza, accompagnata al largo da Kaffedan, a ridosso galoppa Ari Rud. In aggiramento su Super Nonni, a largo risale anche la Felicina Speed, quindi Kayapa Fan, Saiburvaris e Voile d'Argent. Kaffedan in seria pressione sulla leader traduzione a tre quarti dell'addirittura opposta e sta passando in vantaggio poco prima della piegata conclusiva. A largo si impegna Ari Rud nei confronti di la Felicina Speed. Poco prima dell'addirittura di arrivo con Kaffedan sempre davanti nei confronti di traduzione, quindi ancora in quota Super Nonni, a largo prova a risalire anche Kayapa Fan quando siamo a 250 dal traguardo, con Kaffedan che è passato e si mantiene ancora in vantaggio e sta allungando nel finale Kaffedan nei confronti della Felicina Speed. Kaffedan in piena spinta nelle battute salienti, recupera anche Voile d'Argent, Kaffedan mantiene la posizione, Kaffedan che la porta a casa abbastanza brillantemente nei confronti di Voile d'Argent, al terzo posto la Felicina Speed. Kaffedan mantiene la posizione, Kaffedan che la porta a casa, quinta corsa a Grosseto, il pronostico è rispettato, la vittoria di Kaffedan che va a confermare i buoni propositi dell'ultima uscita. 3-12 al totalizzatore, al secondo il numero 8 di Voile d'Argent, al terzo il numero 4, la Felicina Speed. Va lì nello studio.